il giorno della sua elezione a vescovo della nostra diocesi, 14 anni fa se non sbaglio, sì. 2007, quindi auguri, si fanno gli auguri, sì, per l'elezione? Sì. Allora, carissimi, cominciamo senza fretta. Io magari avvertirò, viene un mio ragazzo da Bergamo, che è qui da queste parti, quando vengono vicino a Roma vengono a prendere un po' di latte. Allora, grazie dell'invito, si sente? Grazie dell'invito, e ovviamente sono molto felice di approntarvi di questo tema, che vi parlo guardandovi negli occhi, non per trascuratezza, perché su questo tema ho scritto un fascicolo sfortunatissimo che nessuno ha mai letto, ma su cui molti hanno ironizzato, perché il sogno del mio episcopato è stato quello di dare al popolo il gusto della verità del Vangelo, dare al popolo la dignità e la santa fierezza di essere destinatari di un dono e di una proposta che interpreta e trasforma la vita, assolutamente straordinaria. Vediamo cosa si può fare per chiudere in bellezza questa vicenda. L'uomo è stato creato per Dio. Creandolo per sé, Dio non ha commesso né una rapina né un atto di narcisismo egoistico, ma gli ha messo a disposizione il massimo che gli poteva dare. Ogni genitore prepara per il figlio il massimo. Cosa ci poteva essere per l'uomo creato da Dio se non un destino che lo portasse a recuperare, a ritrovare la sua stessa natura e vivere della sua stessa vita? L'uomo è creato per Dio. Ce lo dice la Sacra Scrittura quando, descrivendo il senso della creazione, dice che Dio creò l'uomo a immagine e somiglianza, a sua immagine e somiglianza. Cosa vuol dire essere creati a sua immagine e somiglianza? Non vuol dire che l'uomo è una riproduzione di Dio, ma che l'uomo trova in Dio la calamità che lo attrae, che lo orienta, che lo attende. Creato a immagine e somiglianza di Dio vuol dire creato per diventare se stesso attraverso la partecipazione alla vita divina. Io credo che sapere per quale motivo si sta al mondo non sia questione di poco conto. Dare ai vostri figli o nipoti che siano un messaggio: al mondo ci si sta per questo. Naturalmente, poi, l'onere della seduzione, del corteggiamento, del convincere l'uomo che Dio è il miglior partito possibile per lui, è ciò che Dio ha fatto. La rivelazione, la chiamata di Abramo, la storia con Abramo, la storia degli ebrei e poi la vita di Gesù, è la rivelazione della ricchezza rappresentata dal Signore come il miglior partito possibile per questo uomo in cerca di riferimenti, per non dire in cerca di partner. L'uomo creato per Dio. Il peccato ha rappresentato il rifiuto. Se io sono tuo, non sono più mio.
se io cedo a te, a me, che rimane? Questo tuo volermi per te è un imbroglio, perché in realtà tu mi vuoi sotto di te e io non ti servirò. Nonostante questa tragedia, Dio non ha cessato di inseguire l'uomo per presentarsi a lui in maniera di ottenere da lui un sì pieno alla sua proposta. Per questo ha liberato un popolo, ha fatto alleanza con questo popolo, ha detto: vuoi essere il mio popolo? Vuoi sposarmi, o Israele? Come no? Tutto quello che tu dici noi lo faremo e lo eseguiremo. La storia di Israele, piccola sintesi della storia dell'umanità, è la storia del rifiuto dell'uomo, del fastidio dell'uomo, del suo sospetto, che Dio, invitandolo a fare alleanza con lui, voglia prevaricarlo e schiacciarlo. La storia avanza fra alti e bassi. Nel momento più cupo della catastrofe della vita di Israele, il Signore promette un'alleanza eterna. Mi conoscerete, mi riconoscerete chi sono. Verrà un tempo in cui dal più piccolo al più grande capirete e acconsentirete. Per accogliere, per avere un sì, bisogna aspettare Maria, l'Annunciazione. Rallegrati, il Signore è con te. Eccomi. Gesù, il sì di Gesù, il sì totale di Gesù alla volontà del Padre, il sì fiducioso del Figlio al Padre. Se vogliamo capire qualcosa del cristianesimo o della Bibbia, dobbiamo tenere presente l'idea di relazione. L'uomo pretende di essere creato da Dio per stare da solo. Dio crea l'uomo per aprirlo all'incontro con lui, è troppo più ricco. In Gesù possiamo rileggere la sua vita come mandato dal Padre a testimoniare la verità del Padre. Ci sono alcune parole chiave nella Sacra Scrittura. Una è la parola verità, la usa San Giovanni. Una è la parola mistero, la usa San Paolo. In ambedue i casi si tratta della formula magica per spiegare il senso delle cose, della storia, della vita. Gesù, figlio per natura, verbo fatto carne, vive tutta la sua vita in permanente comunione con Dio, dialogo con Dio, obbedienza a Lui. Il Vangelo di Giovanni è splendido in questo, e anche San Paolo usa un altro linguaggio, altre categorie leggermente diverse, chiamate mistero. Mistero vuol dire progetto. Benedetto sia Dio, è la seconda lettura dell'Immacolata, che ha voluto farci santi e immacolati al suo cospetto nell'amore, predestinandoci a essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo. La verità suprema del mondo
è che l'uomo è creato uomo per diventare come Dio. L'uomo ha ricevuto l'impronta di Dio, l'immagine, per realizzare la somiglianza con Dio. L'uomo non gliene importa nulla, non ne può sapere. A Gesù gliene importa. E porta la sua filiale relazione con Dio fino alla fine, fino alla morte di croce. Quando la sua comunione con Dio nella divinità e nell'umanità diventa completa. Sulla croce Gesù è per sempre irreversibilmente tutto del Padre. Liberamente do la vita, nessuno me la toglie. Io potrei parlare fino a domattina. Nel momento in cui il Figlio porta al massimo compimento l'amore verso il Padre, nell'obbedienza, perché il Padre sa che gli uomini sospettano, nessuno amore più grande di chi dà la vita per i suoi amici, il segno, Gesù è il segno e il testimone dell'amore di Dio, per questo avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Seguo la traiettoria del fratello Giovanni, ma potete seguire Marco, potete seguire Paolo, ma Giovanni mi pare sia quello più, diciamo, più esplicito sul tema. In quel momento dove l'unità del Figlio con il Padre diventa totale, in cui Gesù è, potrei dire, Figlio come non mai. L'affermazione per un certo punto di vista può essere discutibile, ma è molto chiara. Nel momento in cui Gesù diventa pura relazione di accoglienza al Padre, si manifesta il segreto della loro comunione. Inclinato il capo, diede lo spirito, trasmise lo spirito. Non tirò le cuoia, tirò il calzino, o rese lo spirito, come si dice, rese la sua bella anima a Dio. Diede lo spirito, perché nel momento della massima comunione fra il Figlio e il Padre, lo Spirito Santo, che è la comunione personificata fra i due, trascina, esce. Esce sull'umanità. Ricevete lo Spirito Santo la sera di Pasqua. E continuamente si parla di teofanie, pneumofanie, rivelazioni, doni dello Spirito, ma lo Spirito di Gesù è un dono pasquale. Lo Spirito di Gesù è la vita di Dio comunicata agli uomini. Questo Spirito viene raccolto nel bacino della Chiesa, la Chiesa della Pentecoste, la Chiesa di Vezzelè, del timpano di Vezzelè in Borgogna, dove escono raggi dalle dita di Cristo e gli apostoli vanno alla conquista del mondo per il Vangelo. È arrivato lo Spirito, ossia la vita di Dio nell'uomo. L'aveva ricevuto Maria, ante previsa merita, in vista dei meriti del Figlio. Al Giordano nel battesimo si era manifestato presente nel Figlio. Nella morte lo dona. Perché donare lo Spirito non vuol dire regalare il collegamento con il gas o con l'acquedotto. Vuol dire dare la tua vita di Figlio perché gli altri diventino figli. Perché la verità
tema centrale del Vangelo di Giovanni, che Gesù è venuto a testimoniare, è una sola: diventare figli nel Figlio. Quando il Vangelo di Giovanni parla di verità, non dice la verità contraria di bugia, non dice i grandi eterni principi morali o i principi intellettuali. La verità è che l'uomo esiste per diventare figlio, e in Gesù il Padre gli rende la figliolanza accessibile, e lo Spirito di Gesù lo fa diventare figlio. Tutti voi che avete ricevuto lo Spirito di Dio siete figli di Dio. Siamo a metà. Terzo passo. Ma per noi, figli di una generazione che ha perso il senso del sacro, che banalizza con sciatteria il mistero di Dio, che avanza dei diritti su Dio, non ci fa caso il dire l'uomo riceve lo Spirito di Dio e diventa figlio nel Figlio e figlio come il Figlio. Ma in realtà questa è una cosa enorme. È compatibile l'uomo con Dio, l'umanità. Ripeto, noi abbiamo perso il senso di Dio e a volte abbiamo quasi l'empia sensazione che Dio ci guadagni qualcosa dal nostro consenso, che siamo bravi noi a fargli un favore. È follia. La grande domanda è questa: è compatibile la natura umana con la natura divina? Può andare insieme l'uomo e Dio? O sarà come mettere insieme l'olio e l'acqua, l'olio e il vino? Io da bambino, venendo da una civiltà agricola, anche se abitavo in un paese, avevo il rito dell'infiascamento del vino. Si infiasca il vino. Si comprava il vino a damigiane a quei tempi e poi si metteva nei fiaschi. I toscani non hanno le bottiglie, hanno i fiaschi per il vino. E c'era sopra il vino l'olio. E l'olio sta sopra, non scende. Tutto era una liturgia, una settimana prima bisognava prepararsi, stare agli ordini di mio nonno. Ecco, l'olio è incompatibile. Dio è compatibile con l'uomo? L'uomo è compatibile con Dio? Anche perché la nostra vita è così fragile, non solo perché conosciamo il peccato, ma perché non siamo nulla. E tu pretendi, non essendo nulla in questo modo, di essere capace di Dio, dicevano gli antichi, capace di Dio. Il mistero dell'incarnazione, il mistero del Natale. Dunque, dice, ma perché ci ha parlato prima di Pasqua che del Natale, se il Natale viene prima di Pasqua? Perché la prima realtà di cui i cristiani hanno fatto una grande esperienza è stata la Pasqua. La resurrezione. Erano sicuri di essere stati buggerati, presi in giro, messi in mezzo, stavano tornando via da Gerusalemme. Un crocifisso non può essere il Messia. Un crocifisso è il maledetto per definizione. Questo ci ha preso in giro, guai a lui se si ripresenta. Improvvisamente scoprono il risorto. Se lo ritrovano davanti vivo, in maniera diversa, da approcciare con occhiali diversi rispetto a quelli con cui lo vedevano prima,
ma una realtà vera, non un'ipnosi, non una proiezione del desiderio, ma una presenza altra, viva, e si rendono conto che allora è tutto serio questo discorso. E fare l'esperienza dello spirito vuol dire ricevere da Gesù, attraverso un ponte che lui tende, la sua ricchezza. Se Gesù non ci avesse dato lo spirito, lui sarebbe stato l'eroe vincente, il risorto. Noi saremmo stati i perduti. Invece lo spirito attraversa il fossato, il precipizio, la forra che separa Dio e l'uomo e dona all'uomo lo spirito di Dio. A questo punto si domanda, ma lo dona perché nella resurrezione Dio l'ha nominato figlio suo o perché lo era da sempre? Insomma, capite che per la Chiesa primitiva io vi sto dicendo tante cose, ma poi Don Roberto ve le spiegherà meglio di me. Per la Chiesa primitiva, ma ci avete mai pensato che la Trinità ci è stata rivelata attraverso l'unico popolo monoteista che c'era al mondo? A Grecia, in Grecia, a Roma, in Egitto, in tanti altri posti, c'erano centinaia di idoli, uno in più, uno in meno. Ma gli ebrei, il Signore è uno. E proprio questo popolo ha attestato che Gesù di Nazareth è Dio come il Padre, è stato fatto sedere alla sua destra, siede nella gloria. Come abbiamo fatto a scoprire e ad accettare questa realtà? Loro hanno chiamato lo Spirito Santo, la luce e la vita divina che li ha raggiunti, l'ha aperto gli occhi e li ha messi in comunicazione con il risorto. Brevi cenni sull'universo vi sto dando, in 45 minuti. Ma questa cosa è successa solo a Pasqua. Ecco l'incarnazione. Per certi versi, ovviamente, da un punto di vista di come sono andate le cose, di come si è sviluppato il processo, la Pasqua è la cosa più importante. Ma se per Pasqua si intende un Dio che sguiscia fuori dalle mani dei nemici e vince, che è molto di più la Pasqua in realtà, però può essere anche comprensibile, mentre invece assai meno comprensibile è la discesa. La Pasqua, tutto sommato, è un evento di salita, è risalito dalla morte alla vita, è viva, è risalito. L'incarnazione è la discesa, perché dice il Vangelo di Giovanni, non si è fatto uomo, si è fatto carne. Carne non vuol dire ciccia. Carne vuol dire uomo debole, vulnerabile, mortale, ciò che è l'esatto contrario di Dio, secondo loro. Il Verbo si è fatto carne, l'infinitamente grande si è fatto infinitamente piccolo, ma di passaggio o in maniera permanente. Ecco il dogma dell'incarnazione, che si chiama il dogma di Calcedonia. Questo cretino che è qui davanti a voi ci ha scritto qualche centinaio di pagine che lo hanno fatto deridere dall'universo falisco, ma insomma ride ben che ride luce. Ecco qua, ossia l'incarnazione, l'assunzione da parte del Verbo di Dio della carne, della umanità. Carne non vuol dire nemmeno corpo, vuol dire debolezza. Non si è fatto eroe, si è fatto, e poi capite, l'incarnazione non va collegata solo al dogma, va collegata a Betlemme, va collegata a Nazareth, alla povertà,
alla persecuzione, alla vita comune di uomo comune con tutti, come tutti. L'incarnazione è la prova che Dio e l'uomo sono compatibili, che possono stare insieme. È inutile che io vi dica i dogmi, quello e quell'altro. Andiamo al sodo. Per cosa l'uomo è stato creato? L'uomo rifiuta. Maria e il Cristo accettano. Questa accettazione diventa piena manifestazione d'amore, piena rivelazione trascinante che esce fuori come un fiume, un lago, un bacino idrico che dà di fuori. E da di fuori trasmette questo spirito. Ora però, capite, è importante pensare se questo spirito è veramente qualche cosa che rimane, che si integra, che cambia l'uomo, o se è, come era nell'Antico Testamento, un momento di grazia, di euforia, di fanatismo, di forza, di profezia, di tutto, e poi l'uomo rimane stanco e debole come prima. Vi voglio leggere una pagina molto famosa del cristianesimo primitivo per far capire come in Cristo sussiste l'umano e il divino. Dice: ma noi non sta tempo da perdere, freddo, fuori, piove, ma non c'è una questione più importante. Carissimi, ma se l'umano e il divino vanno veramente così d'accordo, per noi c'è speranza. Noi non siamo unicamente rivestiti esternamente di una qualche forma di giustizia, noi siamo figli, e il nostro elemento umano, per quanto sia una miseria, ma attenti bene, il peccato non è la caratteristica dell'uomo, è una cosa degenere che l'uomo fa, ma si può essere benissimo uomini senza essere peccatori, ma invece non si può essere uomini senza morire, senza tribolare, senza essere incompresi, senza essere traditi. Cioè Gesù, il fatto che Gesù sia divinamente innocente e non abbia peccato non vuol dire che non è uomo, perché il peccato non fa parte della natura dell'uomo, è il contrario, è la sua negazione. Mentre invece la debolezza, la vulnerabilità, la passibilità, si dice, fa parte dell'uomo. Ora vi voglio leggere un brano di San Basilio, un brano famosissimo, che cerca di descrivere come l'umano e il divino coesistono. E coesistono senza mescolarsi e senza separarsi, distinti ma non divisi, uniti ma non mescolati, come noi con il Signore. Mi metto gli occhiali perché questo libro, la scusa per non leggerlo, la trovarono che era scritto piccolino. È un paragone molto bello. Dovete pensare, il paragone è di San Basilio. San Basilio è uno degli uomini più grandi della Chiesa. Non è molto conosciuto. Diciamo subito che è morto a 47 anni. Una creatura. Teologo, forse quello che più ha contribuito a far quadrare il cerchio della Trinità, ma soprattutto grande vescovo, organizzatore di chiese, organizzatore anche di un modo sociale, civile, del vissuto cristiano. Non abbiamo idea. Lui
scrive come teologo. In quale modo la divinità risiede nella carne? Capite? Carne vuol dire miseria, carne vuol dire che io sono contraddittorio, carne vuol dire che io posso essere ricoperto di sputi. Noi che abbiamo perso il senso della divinità, questi discorsi non li possiamo capire. Ma chi ha il senso di Dio e vede Dio unito in maniera indivisibile con l'uomo, dice: ma possibile? Come avviene? In quale modo la divinità risiede nella carne? Come il fuoco nel ferro. La divinità è il fuoco, l'umanità è il ferro. Io da bambino andavo a fare il garzone, lo zio faceva il fabbro, e quando giravo la manovella della fornacella e per scaldare e poi per piegare il ferro, come il fuoco nel ferro, non per trasferimento ma per comunicazione. Cioè, il fuoco non si trasferisce nel ferro, il fuoco rimane fuoco, il ferro rimane ferro, ma il fuoco passa dal fuoco al ferro. Il fuoco non esce dalla sua sede per recarsi nel ferro, pensate alla fiamma, il focolare, ma restando al suo posto gli comunica la propria potenza. Il fuoco comunica la potenza al ferro. Erano le sorgenti energetiche che loro avevano, A quei tempi era come la fusione nucleare questa, Per quei tempi aver inventato la maniera di estrarre il ferro, poi di metterlo in lastre, poi di segarlo e poi di lavorarlo, erano le lance, era il potere, Erano gli Ittiti, erano i Persiani, Alessandro Magno, i Romani, Restando al suo posto gli comunica la propria potenza. Esso, fuoco, non viene diminuito da questa comunicazione, sebbene riempia completamente di sé quello che l'accoglie. Pare che il ferro diventi fuoco. In maniera affine, anche il Verbo divino non si mosse da se stesso, cioè non smise di essere Dio, e tuttavia abitò tra noi. Non fu sottoposto a mutamento, il fuoco rimane fuoco, però il fuoco, incendiando il ferro, si fa carne, il Verbo. Il cielo non rimane deserto di colui che lo tiene insieme, rimane lì, e tuttavia la terra accoglie il celeste nel proprio seno. È una meraviglia, potrei continuare ancora, ho paura che vi annoi. La fusione. Ora, quello che avviene in Gesù avviene in noi. E qui siamo alla conclusione, l'ultimo punto, il cuore del mistero cristiano. Cosa ce ne viene a diventare cristiani? Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, che ci tocca? Voi diventate come me. Bisogna fare familiarità, avere confidenza con questo messaggio. Bisogna che tu sappia cosa il cristianesimo ti dà, non solamente cosa ti chiede. Perché tu hai l'impressione che Dio pretenda e basta, e non ti dia le grazie. E non lo dico scherzando, perché come voi vivo in mezzo alle disgrazie, alle ingiustizie, al degrado. E quindi quello che ci può toccare,
speriamo non ci tocchi l'umiliazione del disonore, ma l'impotenza, la debolezza, la vecchiaia ai più fortunati. Cosa mi dai, Signore? Certamente la fede nella resurrezione, ma non dobbiamo pensare alla resurrezione come a un fatto magico che avviene per volere divino, ma la resurrezione sarà solo la manifestazione completa di quel tesoro che noi ora abbiamo nascosto. Per cui, quando ti domandi questa esperienza cristiana, questa adesione di fede, questo Dio cosa mi dà la sua vita? Però qui è il limite delle parole, perché le parole, vi assicuro che sono vere, sono sicuro che le accettate, ma noi non siamo fatti di testa che riconosce le parole, siamo fatti di viscere che amano e che temono, di pancia che desidera e s'arrabbia. Cosa vuol dire far scendere il messaggio del Vangelo dal livello cerebrale dove i conti tornano? State attenti, io non vi farò l'esame stasera. E io so benissimo che se avessi ascoltato queste cose come le aveste ascoltate voi, mi ricorderei meno di voi. Io non mi aspetto che voi vi ricordiate quello che vi ho detto, ma mi aspetto che siate felici nel cuore dicendo: che bella la fede. Che bellezza. Questo lo aspetto. Perché io quanti anni ci sono dovuto star sopra per masticare, per raccontarvi. Se fossi stato uno studentello dell'inizio di teologia, portavo 10 libri così. Ho preferito parlare a mano, ma non per mancanza di rispetto, ma perché ormai queste cose sono diventate veramente vita della mia vita. Quindi io non mi aspetto che vi ricordiate tutti i passaggi, ma un'idea di fondo. Che meraviglia! Io sono creato per essere come Dio. Io sono Dio. Io sono Cristo. Cristiano è una stortura. Tu sei Cristo prima ancora che essere cristiano. Cioè, tu sei in Lui, figlio nel figlio, marcato da Lui. E quando andrai in paradiso, sappi che paradiso vuol dire grembo della Trinità. E in paradiso c'entra chi è totalmente configurato a Cristo, attraverso il martirio, attraverso la conversione o attraverso quella purificazione che il Signore ci dà e che la devozione della Chiesa in modo quanto mai appropriato chiama purgatorio. Rifinitura, purgatorio, sapete che cos'è? È come quando la mattina che una ragazza si sposa, si sposavano, l'estetista, la sarta e la parrucchiera gli andavano in casa a dare le ultime rifiniture. Il purgatorio sono le ultime, o penultime, perché può darsi la trovino anche sporca, nuda, povera, e allora c'è da lavorare, c'è da dargli sotto. È la rifinitura per entrare lì. La rifinitura per il paradiso, come in fondo ci dice Dante Alighieri, che ha fatto del purgatorio la cantica più bella, in assoluto, perché è la più umana, è la cantica della speranza, perché l'inferno non è il luogo vero dell'uomo e il paradiso è ormai la trasformazione, è stata totale. In purgatorio siamo ancora uomini in via di progressiva trasfigurazione, è una meraviglia.
Questo è essere in Cristo. Però il passaggio dalla testa alla pancia si chiama, ha un nome preciso, esperienza spirituale. E l'esperienza spirituale è quello che voi avete vissuto nel momento in cui aspettavate un figlio con la testa, poi l'aspettavate con la pancia, testa e pancia, poi ci avete vissuto insieme e avete fatto l'esperienza della maternità, l'esperienza, quella che noi non sapremo mai che cosa è, perché noi sappiamo le idee. La Chiesa di oggi soffre di mancanza di esperienza spirituale, cioè di momenti, di situazioni, di comunità, di opportunità dove sia possibile passare dalla comprensione all'inserimento nella vita o integrazione nella vita, come dicono quelli bravi. È un bellissimo percorso. La vita cristiana in 40 minuti, ci siamo detti. Un progetto di Dio. O lo creo per diventare come me, o lo defraudo, o gli faccio del male, o lo punisco. Il rifiuto, la rincorsa, l'accettazione. Visto che l'uomo non è capace di dire il sì, e addirittura il figlio di Dio che si fa uomo, che dice sì, che poi nel momento supremo dell'unione col Padre dona lo Spirito, perché questo Spirito lo possiede da sempre, in quanto la sua natura divina, unita alla natura umana, rende compatibile, comprensibile e possibile per noi questa grande avventura che ci cambia la vita. Però attenti, non rimaniamo sul piano delle idee, bisogna passare sul piano dell'esperienza, la preghiera, i sacramenti, la vita spirituale cristiana. Tutti i momenti in cui tu dici, ah già, già, che bello, che bello, che bello, che bello, e torni carico. Sia lodato Gesù Cristo. Ringraziamo il Vescovo, non gli facciamo perdere altro tempo, ma lo ringraziamo per il tempo che lui ha dedicato a noi, per aiutarci in quello che per me in questi ultimi anni è diventato un pallino, dalle idee all'esperienza, quindi un ulteriore input anche per la mia e di quella della comunità che mi ha affidato. Le auguriamo buon Natale in anticipo. Se è d'accordo recitiamo insieme una preghiera, un Padre Nostro, e ci benedice. Altro che. Credetemi, non ho tagliato e non ho affrettato i tempi, ho evitato, di solito io sono molto lungo, però so molto bene anche che quando si parla di questi temi non si può abusare. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Grazie Don Roberto per l'invito e grazie ai 25 lettori per l'ascolto. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ti benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Amen. Grazie. Facciamo un applauso al nostro Vescovo. Diventeranno di più gli ascoltatori, perché c'è anche la rete Facebook. Va bene. Buon rientro. Prossimo incontro giovedì, non venerdì. Stesse modalità, 17:15 la messa, alle 18 la catechesi. Buona serata. Venite perché Alberta Putti è bravissima. Così vedrete questa strana specie di donne che ora sono in circolazione e che sono le teologhe. Le teologhe. Le teologhe molto brave, professionali, che portano il genio femminile nell'approccio al mistero.
la Putti è una consacrata, altre teologhe sono sposate con due o tre figli, qualche